Salve, sono Ferguson, l'ambasciatore della ditta scozzese di Duncan Taylor e oggi degustiamo qualcosa di speciale. Questo è un imbottigliamento del nostro gamma Octave che è stato imbottigliato specificamente per l'anniversario del nostro distributore italiano, Compagnie dei Caraibi. Un whisky di 12 anni di invecchiamento, secondo invecchiamento 8 mesi nella botte cella Octave più piccole, che dà tanto di sapore e gusti. Il naso di questo è leggermente turbato, leggermente, non una bestia. C'è la torba dolce, però è sottile di sotto. Zeppa di miele. La frutta c'è la mela verde, un po' di pera, invitante. Sarebbe buono, slangar va. La distilleria sull'isola nord della Scozia, isola di Orkney, e sulla bocca si sente anche il mare, la schiuma del mare. Tanto di miele, la torba c'è, però è abbastanza dolce e leggermente. Se qualcuno che fa un fuoco e 200-300 metri fuori da casa e arriva dentro casa vostra questi profumi, un po' di fumo. Buona. Non è tanto di spezie, più dolce, più di sul palato, più di miele, tanto di frutta. Frutta verde, freschi, citrus un pochino, ma no, e frutti freschi verdi, la mela, la pera. Il finish, non tanto di spezie, però giusto, perfetto, il tutto bilanciato e equilibrato. Questo è il whisky Octave 2007, 12 anni di invecchiamento, l'imbottigliamento speciale per l'anniversario di Compagnie dei Caraibi. Slangeva.